Pochissimi altri luoghi in Italia hanno un insieme di valori straordinari paragonabili a quelli della riserva naturale di Cava Grande del Cassibile. All'inizio della mia carriera di fotografo globetrotter sono stato subito attratto da questo luogo che definire magico non è uno stereotipo. La mia prima visita risale al 1987, quando era un canyon totalmente abbandonato a se stesso e all'incuria dell'uomo. Nel giro di alcuni anni, la Cava Grande la visita in lungo e in largo più volte per realizzare dei reportage fotografici pubblicati poi su diverse riviste nazionali. Ero accompagnato da esperti locali dei quali non ricordo più il nome. Senza di loro non avrei mai potuto capire cosa fosse davvero Cava Grande. Corde di sicurezza, sacchi a pelo, zaini pesantissimi e tanti ma tanti rullini di diapositive mi hanno permesso di visitare e documentare ogni angolo delle due città rupestri e dei famosi laghetti. Poi è stata istituita finalmente la riserva naturale e per tanti anni non sono mai più tornato, sino al raduno equestre delle Giacche Verdi. Il cavallo, e ancora meglio il mulo, sono i mezzi ideali per scoprire nella sua vastità questo territorio benedetto dalla storia e dalla natura. E questo raduno equestre è capitato a proposito per dare vita a questo lavoro che nel tempo, con ulteriori visite future, potrà dare un resoconto abbastanza completo su quello che, a piedi e a cavallo, si può vivere e osservare solo nella Cava Grande del Cassibile. Provate a immaginare questo vasto altipiano ibleo che attraversiamo a cavallo come doveva essere al tempo delle prime popolazioni che abitarono il territorio di Cava Grande. Era totalmente coperto da fitte foreste primarie di querce plurisecolari immense di diverse specie. Era popolato da una fauna ricchissima costituita anche da grandi animali come il cervo, il daino, il lupo, persino l'orso, a costituire un ambiente naturale ricchissimo di animali, acqua e legno. Ciò che serviva all'uomo per vivere e riprodursi.
Solo nel Neolitico cominciarono le attività di agricoltura e pastorizia e, dapprima molto lentamente, l'uomo aprì in quelle foreste secolari le prime radure per ottenere pascoli e campi che nei millenni ci hanno condotto al paesaggio culturale attuale che possiamo attraversare a cavallo. L'altipiano ibleo è caratterizzato dalla sua pietra bianca, diversa fra le varie zone. Lungo sentieri mulattiere spesso affiorante, risalisce scivolosa dal secolare dilavamento delle acque piovane e dal calpestio di uomini ed animali. Ma dove il bosco e il suolo sono riusciti a resistere alle sollecitazioni dell'uomo e del clima, si entra in una natura quasi primordiale. Questa natura primordiale si fanno incontri con chi, con il Neolitico, ha ancora a che fare insediando accampamenti domenicali dove persino la lavorazione della pietra torna protagonista. Che state facendo? Ah, pietre! Ah, è un laboratorio di pietra di Modica, bravi! Di Noto, sì. Poi comincia l'acqua, la regina di Cavagrande. Peccato che più di un cavaliere avesse cavalli piuttosto refrattari all'elemento liquido. Molto peggio di questo soggetto che alla fine ha superato questo rigagnolo. Più avanti, nel fiume, altri, invece, ci voleva proprio un ferribotto. Piano. Senti, fatti mettere davanti qualcuno che passa e lo segui, è meglio. Metto davanti. Vai. Metto davanti. Vai, appiccicati dietro. Gambe. Siamo noi, dai, vai, intanto noi andiamo a passare. Non avendo a disposizione mezzi da sbarco e traghetti, ci si è arrangiati ricorrendo a un vasto campionario di rimedi e incitamenti primordiali ed ancestrali che potete udire e vedere in diretta. Così, alla fine, un paio di cavalli e cavalieri sono stati traghettati oltre il guado più profondo e impegnativo, ma di tempo se n'è perduto parecchio. Altri binomi, invece, se ne sono dovuti tornare indietro, tinchi tinchi a zoccoli asciutti.
Dopo questo interludio goliardico e tribale, ci siamo goduti decine di guadi, deliziandoci della eccezionale natura fluviale selvaggia del Cassibile, prima che il fiume scorra nelle gole più profonde della cava. Dopo una rinfrescante sosta per poter bere l'acqua di una sorgente storica utilizzata nel passato da chi abitava nelle campagne intorno, siamo giunti al laghetto dove abbiamo consumato un ottimo pranzo. Pasta al forno ben abbrustolita, pollo e patate ben cotte hanno fatto sparire la stanchezza come d'incanto. Alle libagioni hanno fatto seguito svariati giochi d'acqua che hanno prodotto l'assappanamento di un paio fra gli elementi più turbolenti. Dai, che bello, se uno di voi casca in acqua non è male come ripresa.
finito Nino? Ciao! Vai, ok, dove andiamo? Ciao Domenico! Allora, vai, faccio fare un punto, vai Domenico! Certo, tu sei chiuso da lì, non c'è niente di invidiare. Però guardate gli scegli. Che ancora si lamentavano. Ma no, vai a dove vesti? Dai Domenico! Al comodo campo base si è svolto risalendo il fianco della cava. Ciò ha messo a dura prova chi, incredibilmente, non aveva il pettorale nella sella e i cavalli con poco fiato e gambe. Eravamo immersi in una folta vegetazione a gariga in una luce davvero particolare. È stato semplicemente bellissimo.
Una domenica eccellente, di viste davvero indimenticabili nonostante la foschia da scirocco che pare non voglia più abbandonarci. Poi qualcuno ha sparso la voce che al ristorante avevano già calato la pasta e allora... Oh, ancora che galoppi? Vede che non è vero che c'è calare la pasta. Fremmiti che sto cavallo ti scoppiao. Minchia, mo potevo non dire prima, no? E chi ne sa c'è io? Ormai mi pareva di sentire magari un sciauro da pasta al cosuco. Ma per favore, panica, non ha mangiato mai. E va bene, va bene. Ora sogno passo, va. Che cammina ora, per favoreddo, cammina. Che pimpiatti pasta facista a carica de balaclava. E basta, ho capito che non è pronto. Va fare sempre, oddio da mala compassa, a Ragusa non ti ci potto. Ma mi dissero che si mangiava. Tu sei cosa d'impanino con una fedda di mottatedda trasparente e pigiunta. Oh, ma se mi dissero che era pronto, io che ci coppo,